Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi siamo qui di nuovo con Dark Souls. Allora, cominciamo subito. Innanzitutto sistemiamo il nostro equip, che è stato veramente messo a dura prova. E oggi, prima di affrontare il DLC, dobbiamo affrontare un'area segreta di Lortran. Quindi, innanzitutto teletrasportiamoci al Santuario del Legame del Fuoco. È un'area veramente vasta, però non molto difficile, dove troveremo anche un nuovo patto. Quindi vediamo di arrivarci veloce veloce. Perché è spento il falò? Ah, vero. L'avevo dimenticato. E vabbè, prendiamo da qui. Devo ancora dare le mie anime, appunto, per sistemare, farmi perdonare i peccati dal piromante, ma quello lo faremo dopo. Il lag naturalmente c'è sempre, quindi per la nuova area dobbiamo tornare alle profondità, precisamente nella a Blighttown, la città infame. Quindi andiamo lì. Ah, notizia importante: ho ricevuto la partnership, però ancora è presto, quindi non pensate money grabber, cazzate varie, perché non ce n'è di questo. Servono più che altro tutti gli introiti che, se guadagnerò tutti questi 1000 euro di introiti per attrezzatura tecnica e quindi potenziare i miei mezzi di registrazione. Ok, siamo arrivati qui. Lì c'è un oggettino che prima non avevamo preso perché, e non c'era nemmeno. Attenzione a non laggare qui, perché dopo aver affrontato i 4 re di Petit Londo possiamo sbloccare il cappello della strega Beatrice. Adesso leggiamo tutto l'ambaradam. Dov'è? Cappello di Beatrice, la strega ribelle. Quasi tutti gli incantatori che utilizzano una bacchetta hanno studiato alla scuola del drago, ma Beatrice è una delle poche eccezioni. La strega ribelle sfidò l'abisso, ma non visse abbastanza a lungo da raccontare tale prova. E questo è il motivo per cui noi la troviamo a Petit Londo. Però io non la evocai a suo tempo, appunto, per evitare queste cavolate. Quindi adesso andiamo al lago di Cenere. Nel lago di Cenere uccidiamo questi grassoni. Come vedete, ho fatto la prima parte del gameplay con lo spadone. Adesso siamo invece con l'uchigatana, che è veramente devastante a livello più 15. Però un attimino, voglio provare una cosa. Voglio vedere se riesco a droppare la loro arma. Per una build forza, credo sia una delle armi più forti del gioco. Soprattutto se ci facciamo qualche escrementi. Non è questo. Soprattutto se le incantiamo. Però esistono mille mila soluzioni e possibilità. Nel culo, puff, proprio nella chiappa sinistra. Rapidi e veloci. Mi sa che non siamo abbastanza fortunati, ragazzi, perché non ho droppato il nulla. Ma comunque, rimettiamo il nostro anello del serpente argento questa volta. E riscendiamo tutto questo complesso. Allora, facciamo così. Come vedete, c'è una differenza fra questa serie e quella su Corpse Party, veramente, oppure sulle altre serie. Volevi fregarmi alle spalle, e ci stavo pure riuscendo. Ma comunque, scendiamo da qui, dai. No, non mi va di combattere perché non perdo proprio, non voglio perdere assolutissimamente tempo. Adesso vi farò vedere anche come funziona l'anello arrugginito che avevamo droppato nel, come cazzo si chiamava? Non lo ricordo però. Ma da qui posso saltare? Ok, posso. Ragazzi, non ricordo il luogo, un attimino. Scale.
che non avevo visto tra l'altro. Ma comunque possiamo scendere. Stavo per crepare da un'altezza abbastanza considerevole, ma ok, facciamo un saltino. Ok, arrivati qui ragazzi, facciamo questo per velocizzare un po' il tutto. Anzi, l'anello l'ho quasi pronto, ma lo utilizzeremo fra pochissimo. Prima eliminiamo questi scarafaggi enormi. No, cazzo, non funzionava il pad appunto perché aveva aperto il menu. Quindi, come vedete, adesso possiamo viaggiare velocemente anche qui. Vediamo questo. Settiamo lo spawn qui e dirigiamoci verso questa nuova area. Ok, benissimo. Le anime non le consumo, anche perché, anzi, voglio fare una cosetta. Dov'è? Ho delle anime da utilizzare? Direi proprio di sì, ragazzi. Le utilizziamo tutte, saliamo di livello. Vediamo se possiamo utilizzare anche il macete del demone, che è un'arma veramente devastante. Un'altra botta gliela do, tanto male non ci fa. Avanziamo di livello proprio pelo pelo. E si va per la lunga via, dritta via, come cazzo si chiama, non lo so. Ma comunque facciamo così. Vieni, togliti. Vabbè, il fattore avvelenamento non ce lo toglie nessuno, quindi vediamo se ho qualche muschio. Ecco, il nostro obiettivo è arrivare proprio in questo albero gigante, ma c'è anche la salita, quindi come detto è un'operazione abbastanza semplice da trovare. Basta andare sempre dritto 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 e buonanotte. Adesso ci curiamo dall'avvelenamento, skippiamo tutti i mob che non ci servono. Ok, siamo arrivati. E qui scopriremo un'area segreta dove potremo anche completare la quest di Sigmeier. Scudo di assi. Muro invisibile, si vedeva lontano un miglio. Ok, pensavo fosse un mimic, ma moneta gemelle. Andiamo avanti. Questa zona è fastidiosa perché ci sono le lucertoline, quelle che facevano maledizione. Però stando attenti con l'arco non ci sono più. Ritogliamo l'anello perché, come vedete, serviva soltanto a farci camminare normalmente nelle paludi. E andiamo qui. C'è una scala. E fra poco, ragazzi, non appena terminiamo la serie su Dark Souls, comincio Dark Souls 2 e poi altre serie, spara tutto e così via. Ok, settiamo lo spawn qui perché adesso dobbiamo fare una discesa all'inferno. Ok, qui il rischio di cadere e di crepare è alto, però io farò la strada più semplice, cioè quella standard, e sti cazzi. Qui c'è questo spiazzo, c'è qualcosa qui, no? Come vedete non ricordo nemmeno io tutto, quindi non prendete tutte le mie parole come oro. Lucertolina. Sti cazzi, non ce li mettiamo. È un luogo abbastanza confusionale. Si ci perde anche abbastanza frequentemente. Guardate lì quante ce ne sono. E come ci arrivi da quel lato? Scendiamo noi, andiamo tranquilli. Qui ci sarà. Eccoli qui. Vabbè, senti qua. Attenzione. Stando attenti e colpendoli per primi, come vedete, li devastate. Quindi state soltanto attenti, oppure se avete la possibilità di fare un attacco in salto come ho fatto io, fatelo. Questo sarà un video abbastanza breve, cioè almeno la scalata la discesa sarà più veloce possibile, ragazzi. Non voglio perdere mille ore a raccogliere tutti gli oggettini. Qui ci sono anche degli anelli interessanti che non ho mai raccolto, appunto perché troppo rischioso, quindi meglio essere un po' più prudenti e sti cazzi.
Gli anelli che utilizzo io credo che li porterò fino al termine del gioco, quindi scala. Freghiamocene. Siamo quasi arrivati al fondo ed è una cosa positiva. Quindi scendiamo. Ok, siamo quasi arrivati, almeno credo. Ho visto delle lucertole, quelle lì. Ma dai, muorici. Ce ne sono altre? No. Dopo le lucertole, tra virgolette, ci troveremo anche. Volevi? I funghetti, quelli grandi e cattivi. Adesso ci dovrebbe essere una scala che mi porta giù ed è lì. Sono tutto bruciato, ragazzi, dopo una giornata di mare. C'è il primo sole, è una cosa terribile. Trappolone. Non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente. Io faccio il giro giro tondo e quello che trovo elimino. Ne manca uno, ne manca uno. Dove sei? Ecco di qua, vieni. No, 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 no. Non facciamo il cattivo. Sempre con calma. Cerchiamo di mantenere la calma e la compostezza. Poi se volete provare gli oggettini, il mio consiglio è avere pochissime anime, quindi tentare tutti i salti possibili. Quindi adesso riscendiamo. Quanto strada manca? Pensavo poca, invece ce n'è ancora di più. Per esempio quell'oggettino lì, da dove si prende non lo capirò mai. Cioè dovrei fare un salto della fede lì ed è veramente tosta. Adesso io con i salti non ho un buon rapporto e lo sapete, l'avete visto nel video precedente, quindi qui ci sono persone che sono crepate, però devo dire che siamo quasi alla fine, perché come vedete già cominciamo a vedere i funghetti. Potete saltare anche su questi funghi, però per ora. Questi sono scarsi. Come vedete fanno dei versi assolutissimamente strani e io ho messo il volume delle cuffie veramente basso, però il vostro nemico naturale qui sarà anche la telecamera. Ok, eliminiamo anche questi. Come vedete non danno anime, servono soltanto a far incazzare quello grosso, che sono in due. E quindi dobbiamo stare veramente attenti, quindi cerchiamo di essere veloci, rapidi e buonanotte, perché l'avevate visto prima, questi di qui fanno veramente male. Ahia, quando è quello piccolino come se ci mette tutto di impegno, tipo papà anche io ce la posso fare. Il metodo migliore sarebbe skipparli, però sarebbe skipparli. Sempre se ci riesco. Curiamoci. Guarda come si accetta di impegno tutto. Merda. Ma così me li schippo, ragazzi, perché qui mi stanno arando. Sconfitto da un fungo non se ne parla. No, 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 no. Siamo caduti. E io cado. A questo punto meglio darsela a gambe che crepare per colpa di un funcio. Dove sei? Ma non posso fargli un bel backstep? Ah, questo è buggato, mamma mia. Guardate quanti danni riescono a reggere, quasi 3000 di danno. Ce la posso fare se ne elimino uno. Se ne elimino uno. Un doppio attacco mi devasta. Ok. Ne manca uno, ragazzi. I funghetti insieme fanno paura da soli, invece potete anche gestirli frontalmente. Volevi, volevi fregarmi. Uno, due. Ce l'abbiamo fatta. Tony contro i funghi vince sempre. Va bene. Allora, arrivati qui. Abbiamo terminato la discesa. Mi dispiace che non abbia potuto prendere gli anelli o gli oggettini, ma non mi andava di crepare millemila volte per poi sclerare, perché poi si sclera. Cioè io sclero per di più quando vedo zone di gioco veramente impossibili. Lì c'è un falò.
Andiamola ad accendere subito, subito. E qui siamo nel lago di Cenere, una zona segreta del gioco dove possiamo terminare anche la quest di Sigmire, che sarebbe l'uomo cipolla, ma adesso che siamo arrivati qui incontreremo un vecchio avversario veramente ostico, però in tutta la sua potenza. Accendiamo questo. Sediamoci. E si riparte, ragazzi. Fatemi sapere se la webcam si vede sempre bene, perché ci tengo tantissimo. Non sia mai. Cioè, guardate lo spettacolo per gli occhi. Devo fare piano, altrimenti il refresh va a puttane. E lì c'è un vecchio amico. Lo possiamo vedere finalmente tutto intero. L'idra, o quello come lo volete chiamare. Non riesco a capire cosa stia colpendo, però. Forza, cerchiamo di affrontarla corpo a corpo. Forza. Beh, se attacchi così è sicuro che non mi prendi, forza. Così, perfetto, non fanno tanto male, però l'importante è colpire come se non... e pararsi. Mi aspetto che loro riattacchino. Ehi, forza. Ci vuole un po' di pazienza, ragazzi, il tempo che loro si decidano ad attaccarmi. Facciamo così. O attacchi tu o attacco io. Io mi ricuro un attimino, perché loro attaccano ancora con la magia. Adesso mi attaccano fisicamente. Vabbè, come vedete non mi hanno colpito, quindi io continuo a percuoterlo così, teste. Ok, una testa è andata. Andiamo all'altra. Sempre se riesco a prendere, perché fino a quando sono tutte, ragazzi, le prendo. Ma l'importante è fare danni lì. Non so, volevate vederlo con la spada, ma mi secca fare avanti e indietro come un coglione, meglio con l'arco. Sì, però. Però guardate i danni che gli faccio quando attacchiamo con la spada. Ecco, questa è la cosa che mi secca, perché poi dopo un tot loro riattaccano così. Quindi mirate sempre al guscio, tanto il danno glielo fate, non ha molta vita, però anche alla testa già mozzata riuscirete a fare un bel po' di danni. Dai. Dai. E dai, maledizione. Ve lo farò vedere tutto lo scontro, ragazzi, non è molto lungo. E io ti attacco. Quante frecce abbiamo? 129. Ce l'abbiamo fatta, sconfitta. Questa volta è stata più, molto più semplice, perché avevamo uno spazio più ampio, due scaglie del drago. E stiamo quasi per terminare questa zona. Quindi andiamo avanti. Non è molto difficile l'esplorazione qui. Anzi, devo dire abbastanza semplice. Ci sono vecchi nemici, tra cui anche queste, le nostre conchigliozze. Il mio consiglio per queste conchiglie è ucciderle con uno spadone a due mani. Però sono anche di colore diverso rispetto a quello di... della tana di Set. Io faccio pochissimo, merda, faccio pochissimo. Così. Mamma mia, questa spada è un devasto totale. Mi dai qualcosa? Manca no. Andiamo a raccogliere gli oggettini e siamo a posto. Uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque colpi per buttare giù questo con un lucigatana. Pietra purificante utilissima appunto per le maledizioni. E adesso
guardate lo spettacolo di grafica, cioè gli effetti. Poi col DSFX, ragazzi, unico. Adesso c'era un oggettino qui. Fate attenzione perché la From Software ha questo brutto vizio di mettere gli oggettini nei buchi del culo del mondo. Guardate qui. Cioè, per una scaglia di drago ho rischiato di cadere. Lì ce n'è un altro. E andiamolo a prendere prima di terminare tutto il video e tutta la zona. Lo so, è seccante vedermi fare avanti e indietro, però la zona è questa, ragazzi. Non posso fare altrimenti. Non userò mai cheat o hack o quello che come cazzo si chiamano, non mi interessa, o trainer. Quindi andiamo a prendere, cioè quell'oggettino sarà una stronzata, io lo voglio andare a prendere per forza. Non manca molto al termine di questa serie, ragazzi. Cioè, in poche parole, abbiamo da fare soltanto, dopo questa zona, tutto il DLC e andare a affrontare direttamente Gwyn, cioè il boss finale del gioco. Gwyn, a differenza dei boss del DLC, è veramente scarso. Un'altra scaglia di drago che ci serve appunto per uppare le armi del drago, che non utilizzeremo mai. È una nota importante: se avete il patto del servitore, quello che si fa dalla strega al ragno, è cumulativo, nel senso che se voi riuscite ad aprire la porta adesso e restate nel patto, nel New Game Plus resterà sempre aperta quella porta. Quindi avete questo piccolo vantaggio. Beh, su questo ho detto tutto, quindi dirigiamoci in quel grande albero e siamo a posto. È lunga la strada, ragazzi, però è molto lineare, cioè basta andare avanti e indietro, ci sarà qualche albero adesso da esplorare, però poi tutto è semplice. Intanto potete ammirare la bellezza del game design e del level design, cioè fatto veramente bene. Devo dire che col DSFX non rallenta quasi mai, cioè sono arrivato a toccare anche i 300 fps su Dark Souls. A volte ho dei lag, lo so, ragazzi, però dipende dal tempo di caricamento e dalla mole di lavoro. Quindi qui non c'è nulla, andiamo avanti. Come vedete è una bellissima spiaggia, quindi se avete intenzione di farvi una vacanza, questo è il posto giusto. Il nostro obiettivo è arrivare lì in fondo. Prima c'è questo e dovete stare veramente attenti, ragazzi, perché qui si cade e si muore. Perché ci hanno messo questo figlio di troia. Guardate la telecamera da figlio. No! Porca puttana. Ecco, questa è una bastardata che odio. Cioè, sono morto perché mi ha fatto maledizione e io non riuscivo a colpirlo con l'arma. E vabbè. Sì, lo so, sono maledetti, mi è PV, bla bla bla. Ok. No, non ho bisogno del guaritore di Petit Londo perché c'ho questa. Dov'è? Dov'è? Ne ho 33. Ah, se avete intenzione di farmare pietre purificanti, lo potete fare dove si farmano le titaniti scintillanti. E le potete vendere alla modica somma di 1000 anime al serpentone. Quindi potete fare due piccioni con una fave. Da un lato droppate le titaniti scintillanti, che devo andare a droppare. Vi spiegherò il motivo, perché nell'ultima area di gioco si droppa l'ultima armatura dei cavalieri neri, quindi dobbiamo andarla a prendere. Qui avevo dimenticato questo. Scaglia. Adesso, data la brutta esperienza che ho avuto prima, devo andare a riprendere le anime e utilizzerò lui, Mister Arco, che non mi tradisce mai. Ci sono anche loro, ma cercherò di skipparli. Forza. Ci vado contro come un cretino. Quindi oramai o ti butto giù o ti butto giù. Cercate di essere voi veloci. Ah, merda. Come vedete, quando mi finisce la stamina sono veramente esposto. Titanite scintillante, perfetto. Ne servono almeno una ventina, no? O una quarantina per uppare un'arma, un'armatura completa. Credo 10 a pezzi. Sì, 40
titaniti. Quindi devo andarla a droppare off screen, perché prima di affrontare il DLC voglio andare a prendere l'armatura dei Cavalieri Neri, così affronteremo Artorias con la massima potenza. Okay. Stiamo di nuovo attenti qui perché ci voglio rincappettare di brutto. Se fate caso, con abbastanza umanità aumenta anche la resistenza alle maledizioni. Cadici. Stavolta tipo... cioè due colpi, cioè ci ho ucciso un mob che potevamo one shottare. Oh oh, state attenti qui. Qui c'è anche un altro oggettino che si prende saltando, ma vediamo. Ma non ricordo assolutamente dove. Qui ci sono altri funghetti, credo. Uno, due. Mister Fungo, sfida epocale, Mister Fungo. Mamma mia, ci ha devastato. Ci ha devastato. Maledizione, un fungo, ragazzi, un fungo. Ah, questo era veramente tosto. Vabbè, ci vediamo di nuovamente qui. Piccolo momento di interruzione. Avevo cominciato a combattere con il funghetto, però già avevo eliminato anche le... come si chiama, quindi vi spiego come funziona. Loro fanno sempre due attacchi e uno potente. Quindi colpitelo così con forza e ciao. E ci siamo giocati anche il fungone. Quindi qui a posto. Qui da dove si va? Ah, da dietro. Potevamo entrarci anche da dietro, ma sti cazzi, non lo ricordavo. Adesso dritti dritti verso la fine di questo sentiero incontreremo un nuovo patto. Vediamo se è giusto così. Credo proprio di sì. Lì c'è una conchiglia, non la colpisco. Anzi, la colpisco perché... voglio vedere se mi dà un'altra titanite scintillante, perché nel prossimo video dobbiamo farla. Quindi, prima, nel prossimo video, innanzitutto devo andare a risolvere il fattore del falò, dove c'è quel personaggio che ci attacca. Quindi devo andare a pagare le anime a profusione, perché man mano che io salgo di livello il numero di anime richieste è veramente elevato. Si può arrivare anche a 300.000 anime una volta arrivai, per farmi perdonare. E poi nel prossimo video sempre andremo a prendere l'armatura dei Cavalieri Neri. Quindi adesso arriviamo qui, in questa bellissima zona. Cioè, guardate, lo spettacolo per gli occhi è qualcosa di veramente bello. E qui c'è un altro patto, il patto del drago. Ma non lo ricordavo così, adesso è molto più luminoso. E con questo falò io termino adesso il video. Lui intanto si mostra. Questo credo sia l'ultimo drago di tutta l'Ordran. Prega per i draghi, ma attualmente no. Vedete la coda? Spada possente del drago. Leggiamo la descrizione. Dov'è? Dove sei? Questa spada è rara arma di... questa spada, rara arma dei draghi, deriva dalla coda del drago di pietra del lago di Cenere, discendente dagli antichi draghi. Per liberare il suo grande potere mistico va impugnata con entrambe le armi, le mani. 50 di forza. Però non lo utilizzeremo mai, perché a parte l'attacco speciale che è veramente figo. Lui non ci dirà niente, soltanto di unirci al patto. E accendiamo il fuoco acceso, perfetto. Quindi ragazzi, con questa splendida immagine io vi saluto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!